Ciao a tutti e bentornati su The War Virgo e siamo pronti per concludere questa terza stagione con su Meglio 2020 alla guida del Bordeaux di Antonio Cassano. Intanto la mia, se vedete qualche riflesso strano è per merito della mia pelata stile Gianluca Vialli, però fa caldo, fa caldissimo e quindi niente, ho dovuto optare per questa soluzione. Allora, in questa puntata ci vedremo Montpellier-Amiens, anzi, ci vedremo le partite contro Montpellier-Amiens e Lille. Ricordiamo che abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo, quindi siamo già arrivati in Champions League. Siamo irraggiungibili perché il Lione è a meno 14. Ci è impossibile, ovviamente, raggiungere il Paris Saint-Germain perché assolutamente è addirittura più 16. Quindi. Non è cosa, ma neanche con altre 70 giorni di campionato avremmo raggiunto il PSG. E quindi in questo episodio vedremo tante, diciamo, tante, un po' di esperimenti. Allora, intanto Ogma ci lascia per andare al Nantes. E tra l'altro ci facciamo anche una bella plusvalenza perché l'abbiamo preso a 1,3. Costo di ammortamento più o meno sarà sui 400.000 euro, sui 900.000 euro e lo vendiamo a 3 milioni netti, quindi ottima plusvalenza. E ricordiamo, dobbiamo fare anche un ragionamento bene sulle cessioni. Infatti vediamo anche Danilo cedibile perché purtroppo non ci hanno dato budget, quindi nel senso dobbiamo stare così. E quindi dobbiamo autofinanziarci. Vediamo un pochino come buttano questi giorni. Intanto ho visto una cosa nell'allenamento che non mi piaceva. Sbagliato. Allora, dov'è? Partitella perché? Perché la partitella? Voglio un movimento offensivo. E quindi niente, adesso vediamo un pochino come si evolverà il mercato. Perché ricordo, arriverà Bellingham, o mi confondo sempre. Comunque, l'ala destra inglese sul quale punteremo parecchio, anche perché Nelson, appunto, tornerà via. No, cacchiarola, 2 mesi fuori. Questo non ci voleva perché Mangala poteva essere un oggetto di mercato. Comunque, vabbè, nell'andare del tempo, vediamo un pochino, insomma, anche quali sono i giocatori sui quali potremmo puntare o meno. Sicuramente punteremo su Ranocchi, appunto decido di fare a meno di Danilo, eventualmente, perché non si sa mai. Con Bennacer possiamo farci molta plusvalenza, anche perché la situazione finanziaria è questa: meno 40, meno 31. Ma cavolo, ma eravamo a meno 21 poche settimane fa. Vabbè. Ok, diciamo che faremo comunque il nostro e vediamo un po' quello che ci dirà il domani. Intanto facciamo la formazione per la partita contro il Montpellier. Ci schiereremo così con Meslier, Amiens, Jovanovic, l'esordio di Pirola e Ballo Touré, esordio anche per Loiseau, Adli, Ranocchia, Azic, Cutucciu e Mambelian. Ora vediamo la formazione del Montpellier. La formazione di Ghislain Printemps si schiererà con un 4-2-3-1 con Zidane, Pupi, Mendes, Dragovic, Bjorkan, Savanier, Cozza o Cozza, non si legge niente, Laborde, Mollet, Hernani, dietro Delors, Amiens per Adli. Adli cambia gioco ma Pupi rilancia, Ballo Touré per Azic. Azic, bello per Mambelian, tenta il tiro ma palla ribattuta. Ranocchia per Adli allarga per Amiens, in mezzo per Cutucciu, palla sul palo e vai, il primo palo della partita. Adli intanto in mezzo, Delors respinge e Bjorkan parte. Allora, io sono troppo curioso di vedere questo Loiseau, bel fallo di Azic. Sono veramente curioso
per questo Loiseau, perché giovane, mi pare sia del 2005, quindi 17 anni appena compiuti. Prospetto interessante, anche Pirola, voglio vedere come cresce, perché ci vorrà anche puntare Brianson, un altro con il quale potremo far cassa, intanto Adli in mezzo per Pirola. Esordio e primo e assist di Pirola e primo gol in stagione per Manvelian, centrocampista offensivo che sto allenando da seconda punta. Bella assist di Pirola, Manvelian in tapin, boom, ma il 90% del gol è stato realizzato dal giovane ex Inter. Savagnier, ma Meslier arriva sul pallone. Palla per Amiens, Amiens per Jovanovic, Pirola. Bello il lancio lungo per Hagi sulla destra. Vai Hadžić e Tepareva. Palla rubata da Hernani. Pupi per Cozza. Cozza per Mendes. Mendes palla lunga per Hernani. Hernani. Bravo Pirola. Non facciamo le cavolate. Jovanovic. Doveva farla una, durante l'anno doveva farla Jovanovic, ragazzi, cioè non può concludere l'anno senza fare queste cavolate. Ovviamente adesso vediamo un attimino come reagisce la squadra, nel senso che si sa che poi una volta risultato raggiunto c'è un crollo psicofisico. Loiseau, palla rubata, ora Cozza per Mollet, Mollet per Bjorkan, per Delors. Bella palla di Meslier, bella bella, presa in controtempo, ma con la mano di richiamo la sinistra la butta fuori. Dobbiamo riprenderci, però ripeto, adesso non me ne frega niente il risultato, cioè nel senso dobbiamo vedere su che puntare l'anno prossimo. Già Jovanovic mi ha dato una risposta. Pupi per Savagnier, Savagnier per Pupi. Pupi per Mendes, Mendes largo per Mollet, Mollet e Meslier, ancora affetto da paraplegia cronica. Oh, mamma mia, quanto è andato giù male Meslier. E loro, come sempre, no? Quattro tiri in porta, due gol. E vediamo Meslier, cioè Meslier, raga, io ho capito che però Meslier. Loiseau, datevi una svegliatina, anche tu Amiens. Quindi mi aspetto che c'è la differenza e andiamo. Touré per Pirola, Pirola per Touré, Touré per Adli, Adli allarga, allarga, bella per Cutucciu. Non so come cacchio l'ha presa Zidane, boh, vabbè. Le tipiche parate alla a Luca Zidane, però raga, please. Palla lunga per Delors, Amour, Amour, Jadli, Mollet. Quando è così c'è niente da fare, i giocatori sono crollati psicologicamente soprattutto. Calcio d'angolo, Mollet, Amour, palla di poco fuori. Ora pochi minuti e comincio a fare un po' di sostituzioni. Meslier per Jovanovic. Jovanovic lunga, ma Madonna, Jovanovic. Cioè, Jovanovic sta facendo di tutto per non farsi confermare. Che cosa ha fatto Amiens? Tanto tiro fuori Loiseau, metto Martinelli, tolgo Cutucciu, metto Parrot e andiamo così. Ultima situazione, togliamo Amiens, mettiamo De Paoli e così. Oddio, oddio, Meslier, Meslier tu avrai un futuro ben poco roseo. Mi ha fatto 5 partite, due delle quali aberranti. Boh. Scenderemo così in campo per la partita contro l'Amiens al Saint-Crédit Agricole Licorne con Meslier in porta, Amiens, Rodriguez, Pirola, Ballo, Touré, Loiseau, Benrahoud, Ranocchia, Martinelli, Brewster e Parrot. Veramente formazione
super 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 sperimentale, che Ben Hur ci sta retrato, insomma, vediamo come si chiama, dove sta l'Oison ancora lì che si va ad adattare, la coppia inedita Rodriguez Pirola, ancora Meslier, insomma, la formazione che mi serve per capire su chi punta l'anno prossimo. Comunque, Lamian gioca con un 4-3 con Letizia in porta, Blind Prince Lefort all'esame in difesa, Zungu, Monconduit, Illich a centrocampo, Munoz, Godos e Kakuta in attacco. All'esame, palla lunga, ma di testa Rodriguez, diciamo, respinge, ora la nocchia per Ben Rahu, palla lunga, bellissima, ma Lefort stacca, Zungu prende la palla per Blin, Letizia, che gioco soporifero, Letizia palla lunga per Kakuta, l'Oso deve fare ancora un lavorone, deve fare l'Oso, un lavorone. Io non capisco perché il risultato ottenuto questa squadra, nel senso, la squadra dell'allenatore umano, diciamo così, diventa irriconoscibile. Quando le squadre non hanno obiettivi per i quali lottare, diciamo che è un po' troppo palese come cosa, insomma. Godos, signore, non è che perché c'è scritto che dobbiamo fare schifo, c'è anche Martinelli, anche Parrot, insomma, una svegliatina sarebbe da darsi. Pirola per Ranocchia, intanto Ben Rahu, Parrot larga per Martinelli, la passa Lidis, ovviamente. Perché io devo fare sempre così? Perché ogni volta potete dare di più. Andiamo, ragazzi, dai, su. Cioè, per una volta che Meslier sta prendendo 6-7, gli altri fanno le pippe. Minchia, l'Oiseau è il secondo 6.3 di fila. Guardate Parrot anche, ragazzi. Vi prego. Vi prego, che veramente siamo scandalosi. Amiamo per De Paoli. Palla in avanti, ma Prince la intercetta. Illich. Monconduì. Madonna, che pena. Cioè, non corrono. Io non so. Boh. Devo rivederla questa cosa, perché, ripeto, è allucinante che troppo la squadra non c'ha più un obiettivo. E gioco da interregionale. Quame per Ben Rahu. Bel passaggio per Quame. Pirola per Rodriguez. Pirola, palla larga per Azic, bella palla comunque, ma perché mi dovete fare sbroccare l'ultimo episodio? Perché me la condanna, è una croce, ma che cos'è questa pippite acuta che vi è presa? Boh, non lo so, onestamente non trovo un motivo, onestamente. È impensabile che una squadra, io capisco un calo mentale, per l'amor di Dio, però da qui a giocare a cricket ce ne vuole. Intanto Brewster accorci distanze, qua non mi fanno neanche commentare, ma ci svegliamo. Pirola per Touré, Pirola per Meslier,
Mesley per Rodriguez, Benrahou largo per Mablin, arriva sul pallone, non ho fatto tempo a parlare, non ho fatto tempo a parlare che ci siamo svegliati, che subito ci squagliamo con un ghiacciolo al sole. Oh, signore, ma sì, altra sconfitta. Neanche le peggiori squadre fanno queste cose, neanche le peggiori squadre. Ultima partita della stagione, e scendiamo in campo con Meslier in porta, Amian, Rodriguez, Pirola, Balotore, Loso, Ranocchia, Palaversa, Martinelli, Brewster e Parrott. In panchina portiamo Home e Danilo, perché potrebbe essere la loro ultima partita con la maglia del Bordeaux. Non ci resta quindi che vedere la formazione del Lille. 4-3 per loro, con Maignan in porta, Sabalì, Mustafi, Morato, Bradaric in difesa, Andrej, Emerson e Belmonte a centrocampo, Gonzalez, Kaprov e Weah in attacco. Ranocchia per Palaversa, Palaversa larga per Brewster, bella, bella, bella palla e palo. E c'è anche un bel po' di sfiga però, eh. Martinelli largo a sinistra, si incune in area, Belmonte. Madonna mia, che passaggio brutto di Martinelli. Balloture, Ranocchia, Balloture, largo per Loiseau. Amiens però interviene sul pallone, in mezzo per Martinelli e la mette dentro. Bravo Martinelli. E ora un gol alla stage. E bella azione del Bordeaux, finalmente dopo due partite orribili. André per Bradaric, dietro per Jefferson, Belmonte per Jefferson ancora, larga per Bradaric, ancora per André, Jefferson, Belmonte, Jefferson, Bradaric in mezzo, Yoni Gonzalez, per fortuna la palla è fuori, Rodriguez per Loiseau, Loiseau, bella palla in profondità per Brewster, Brewster in mezzo per Parrott. I Troy Parrott mette in rete la sua undicesima rete della stagione, nonostante ultimamente abbia giocato poco e nulla. E andiamo così. Finalmente una prestazione degna di tal nome. E andiamo avanti. Parrott in mezzo per Brewster, ma respinge il portiere. Ranocchia intanto interviene sul pallone. Per Touré, Ranocchia bella palla in profondità per Martinelli. Martinelli mantiene palla per Brewster. Tentato un tiro, ma Weah parte in contropiede, Weah, non facciamo fallo, in area. Ok, va bene, dai. Contropiede nostro allora? Contropiedone? Contropiedone, uno contro tanti? Uno contro tanti? Bella Brewster. Che parata brutta, Maignan. Pirola per Palaversa, Palaversa per Touré. Touré palla lunga per Martinelli, ma Vigare prende il pallone sul contrasto. Belmonte per Weah, Weah, bel dribbling di Weah. Oh, santo cielo, che difesa. Andiamo un attimo di istruzioni, ma allora cambio Martinelli, metto Azic. Tolgo Pirola e metto Ogma. Anzi, faccio così. Centrale, Ogma che imposta. Poi tolgo Ranocchi e metto Danilo e finiamo così. Quindi concediamo quantomeno sicuramente a Ogma la partita dell'addio, una bella standing ovation per il difensore olandese che per un anno e mezzo, se non erro, ci ha servito in modo molto molto diligente. Intanto Bradaric, un po' di pressing, no, c'è un terzino sinistro che si è portato a destra e nessuno l'ha seguito. Vabbè, ok, Jamerson, palla lunga per Weah, Weah, Weah. Oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, perdiamo pure questa, prendiamo pure questa, dai, su, non siamo bravi a fare queste robe,
Madonna, ballature, Madonna, ma perché questi crolli psicologici? Cioè, questi crolli psicologici. Sfortunati. Tacci vostri, guarda. Cosa mi tocca dire? Sfortunati delle sei che siete stati in queste partite. E niente. Infortunato, abbiamo mandato il vice. Intanto 16 milioni e 9 per il secondo posto, piglia e metti in tasca. E questa è la classifica finale, siamo secondi, 83 punti, il Paris Saint-Germain ha più 24, vabbè, ok. Quindi, ottima stagione, secondi e Champions League, perfetto. Vediamo come proseguirà, come andranno avanti questi giorni e valuteremo ogni, diciamo, possibilità. Le mie decisioni è quella di rimanere a Bordeaux, poi tutto è possibile, quindi staremo a vedere. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutti i news dal canale, non perdete i miei video di calcio reale, calcio giocato, che è iniziato da qualche giorno a questa parte. Quindi un abbraccione e alla prossima per Mercato e la quarta stagione su Football Manager 2020.